un iter burocratico lungo e faraginoso, tutto questo ha portato all'addio di Ferretti. Che cosa comporta questo? Insomma, quali saranno le prossime mosse e se ci sono magari anche altri acquirenti per quella zona lì? Lo chiediamo al presidente dell'autorità di sistema portuale, Sergio Prete. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Dunque, come ho già avuto modo di dichiarare, la notizia chiaramente ci è molto dispiaciuta, ma non ci ha stupito, perché da tempo avevamo dei segni di insofferenza da parte della società, dovuti principalmente alla durata del procedimento e, in ultima analisi, anche all'aumento dei costi pubblici dovuti all'approvazione del progetto e alle prescrizioni in materia ambientale, che hanno fatto lievitare considerevolmente l'investimento pubblico, che a tutt'oggi non risulta totalmente coperto. E, purtroppo abbiamo perso anche noi 3 anni e mezzo di tempo, cioè dalla data di presentazione della concessione. Comunque andremo avanti con i lavori di bonifica e nello stesso tempo, già da sabato, per la verità, ci sono state le prime interlocuzioni con altri operatori che sono interessati ad utilizzare quell'area e quindi cercare di sostituire i 200 posti diretti che Ferretti aveva. Noi sapevamo 2000, Prete, abbiamo sbagliato. No, sono 200. Ah, sì, sono 200, quindi abbiamo dato tutti un'informazione sbagliata, allora, perché tra 200 e 2000 c'è una bella differenza. C'è una bella differenza, e quindi chiaramente già a partire da oggi mi interfaccerò con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte, in particolare con la Regione e i ministeri, per individuare il percorso più rapido per portare alla utilizzazione di quell'area che è abbandonata da decenni, ma che stava vedendo finalmente la possibilità di un'utilizzazione proficua per il territorio. In tutto questo c'è la questione dei portuali dell'ex Taranto Container Terminal, la partecipata di Evergreen, insomma, che anni fa andò in liquidazione e poi dopo nacque, anche grazie, insomma, al pressing dell'autorità di sistema portuale del Marionio, l'agenzia del lavoro portuale, in cui appunto confluirono in 520. Adesso per 330 di loro ancora non ci sono certezze e soprattutto alla fine di marzo scadrà l'ultimo appiglio, insomma, che permette l'IMA, l'indennità di mancato avviamento, che permette da una parte di avere un sostegno economico, ma dall'altra di essere garantiti da una clausola sociale, che quindi significa che i nuovi investitori dovranno, insomma, prioritariamente reinserire queste persone al lavoro prima di assumere altra gente all'esterno. Il fatto che Ferretti stia andando via è un'ulteriore tegola rispetto al reinserimento di queste persone, Prete? Ma è una tegola parziale, perché sicuramente viene meno un'opportunità, anche se, come avevo avuto modo di dire anche qualche mese fa, il progetto Ferretti è un progetto che avrebbe avuto delle ricadute occupazionali tra 2 o 3 anni, perché ora appunto si sta bandendo la gara per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e solo dopo sarebbe partita l'attività vera e propria. Quindi è chiaro che dispiace, perché un operatore importante in meno, ma ci sono fortunatamente altre opportunità più a breve e medio termine che possono in qualche modo aiutarci a risolvere la problematica dell'agenzia portuale. Su questo stiamo aspettando un incontro al Ministero delle Infrastrutture per definire la procedura, il percorso che possa appunto portare alla soluzione dopo marzo. Sì, ci sono altri progetti che si stanno insediando, pensiamo a Renantis, le piattaforme eoliche offshore galleggianti, ma anche Vestas, che ha l'idea, insomma, di questa pala eolica, la più grande al mondo, da costruire nel porto. Poi c'è la zona economica speciale, insomma, fa riferimento a questi o ci sono anche altre cose? No, diciamo che questi sono quelli più importanti, e con soprattutto quello dell'eolico offshore ha delle ricadute occupazionali di molto superiori alle esigenze in questo momento
dell'Agenzia del Lavoro. È chiaro che anche questi investimenti prevedono un graduale riassorbimento dei lavoratori, ma nel frattempo noi abbiamo chiuso anche con la Regione un accordo per la formazione e la ricollocazione al lavoro e quindi contiamo insieme a tutti gli stakeholders pubblici di riuscire a trovare una soluzione che non pregiudichi questo bacino occupazionale.